In totale della nostra zona erano tre, abbiamo diretto direttamente a quella che avevamo più vicino, mentre ci avvicinavamo abbiamo sia chiamato la Guardia Costiera Italiana che ci ha detto che non era al carico incaricata del coordinamento, abbiamo chiamato i libici, seguendo le istruzioni anche del messaggio Navtex. I libici via telefono non abbiamo potuto comunicare con loro perché o i telefoni non funzionavano o non parlavano inglese. Do you speak English? Okay, nobody speak English there. According to international maritime legislation, the captain of this ship, they have the obligation to take people to the closest port that is considered safe. We all know, and there's not a clear definition of is it Tripoli a safe port or not for disembarkation. What we know is conditions in Libya are not conducive for us to undertake a procedure for international protection. There are violations of human rights in the detention centers in Libya, and we are extremely concerned that this continues to happen, not only to asylum seekers, but also to migrants that are returned to Libya. Siamo ai respingimenti collettivi. Qual è la versione che lei dà di questa vicenda?